Ciao belli, bentornati sul Punto di G, io sono il vostro G ed oggi parliamo di cose interessanti, tra cui il Ryzen 7 5800X 3D che sta facendo registrare dei numeri abbastanza divertenti e abbastanza da capogiro per alcune cose e quindi dobbiamo un attimo parlarne. Se siete anche solo minimamente come me, al mondo ci sono molte cose che vi danno fastidio, ma questa è la cosa che più odio al mondo. Per fortuna però c'è Mr. Keyshop. Mr. Keyshop è lo sponsor di questo video, è un sito dal quale acquistare chiavi di attivazione per vari software e, grazie alla loro iniziativa, potrete avere fino al 70% di sconto su un costo già molto molto conveniente. Se poi utilizzate il codice sconto che c'è al momento in sovraimpressione, potrete avere un altro 10% di sconto. Perché acquistare da Mr. Keyshop? Perché sono chiavi genuine, chiavi autentiche, che soprattutto non vi scadranno. L'acquisto è estremamente semplice, basterà inserire l'oggetto da voi richiesto nel carrello, pagare attraverso il metodo più congeniale a voi e vedete che in pochissimo tempo l'oggetto sarà recapitato al vostro account personale. Mi raccomando, non dimenticate Mr. Keyshop e sarete trattati da veri signori. Ryzen 7 5800X 3D, il processore che tutti stavamo aspettando non perché vogliamo fare un upgrade alle nostre postazioni, ma perché sarà il primo processore della famiglia Ryzen a montare un nuovo sistema di cache, e cioè cache 3D verticale. Questo che cosa significa? Come tutti sappiamo, la memoria cache è il primo tipo di memoria, la più veloce, che il processore utilizza quando deve praticamente compiere un task. E i Ryzen hanno sempre sofferto di questa cosa, cioè cache decisamente più lenta rispetto ai core di Intel, perché fondamentalmente da quando è uscito Ryzen è stato, sapete, preso in giro perché erano vari processori attaccati uno insieme all'altro. E questa cosa è vera. E fino ai Ryzen 5000 c'è stato il problema di far comunicare tutti i CCX, comunque tutti i chiplet, in maniera efficiente e soprattutto veloce. A quanto pare il 5800X 3D ci riesce tranquillamente. Sappiamo benissimo che i videogiochi richiedono una cache abbastanza veloce, specialmente se si gioca a risoluzioni basse. Il 1080p, per quanto noi che abbiamo una RTX 3000 non vogliamo ammetterlo, è ancora la risoluzione più giocata al mondo, e quindi questo processore potrebbe avere più senso di quello che sembra, ma adesso vi faccio ragionare su una cosa. Nei videogiochi il 5800X 3D è praticamente alla pari col 12900K, il 12900KS. Ci sono una marea di review in giro per l'internet, sia scritte sia in video, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata perché è davvero sbalorditiva come cosa. Il problema però è un altro. Stiamo parlando di un processore a 8 core. Benissimo, ma un processore a 8 core, da che mondo è mondo, non è un processore da gioco. Partiamo da un piccolo presupposto: non esistono processori da gioco o processori da lavoro, però esistono processori che sono più adatti per il gioco o processori che sono più adatti per, sapete, dei task un pochettino più pesanti, quali rendering 3D, rendering video, eccetera, eccetera. Il 5800X e di conseguenza il 5800X 3D, essendo entrambi 8 core 16 thread, si trovano praticamente in un limbo nel mezzo. Praticamente questo è il gioco, questo è il lavoro, loro si trovano qua in mezzo. Sappiamo che al massimo i videogiochi utilizzano 5 core, e se non lo sapete, no, qui c'è, no, non mi ricordo, comunque qui sopra da qualche parte c'è un video in cui io vi mostro praticamente alcuni titoli di questa generazione, alcuni anche molto pesanti, che utilizzano al massimo 5 core o 10 thread. Quindi in teoria un 5600X andava più che bene per fare il suo lavoro, cioè se avessero tirato fuori un 5600X 3D avrebbero secondo me fatto qualcosina di molto più intelligente, perché sarebbe stato un processore a basso consumo, di calore soprattutto, perché il 5600X, se non sbaglio, è un TDP di 65 W, mentre il 5800X e di conseguenza il 5800X 3D hanno un TDP di 105 W, quindi scaldano molto di più, e sappiamo benissimo per come un 5800X possa scaldare. Piccolo spoiler, rimanete sintonizzati sul canale perché tra qualche giorno mi arriverà un dissipatore ad aria molto 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 succoso che proveremo su un 5800X, quindi mi raccomando.
mi piace, iscrizione, campanella, ok? Se poi andiamo a vedere le prestazioni del 5800X3D, perché di fabbrica lui ha un clock più basso del 5800X in lavori multithread, beh, diciamo che il risultato è inferiore rispetto alla controparte non 3D. L'unico scenario dove il 5800X3D ha veramente senso è il gaming. Ma vi ripeto, se avessero fatto sto lavoro per un processore che già prima era indirizzato al gaming, forse avremmo risparmiato dei soldi sull'acquisto di questo processore. L'avrei acquistato pure io, perché in effetti sarebbe molto interessante provare un processore a 6 core 12 thread con cache 3D verticale. $450 al lancio mi sembrano decisamente tanti per un'architettura che, tutto sommato, è uscita l'anno scorso, no, è uscita nel 2020, quindi boh, io non lo so, i soldi sono i vostri. Io vi consiglio un attimo, se volete fare un upgrade al 5800X3D, di non prenderlo proprio adesso, ma magari di aspettare l'uscita dei Ryzen 7000, così che i prezzi di questo processore si abbassino. Poi, vi ripeto, voi siete padroni, fate voi. Ricollegandoci al video di martedì, Asus ha lanciato il Thor 1600 Watt 80 Plus Titanium. È un alimentatore che è improntato alla durata. Che cosa significa? Che monta il nuovo connettore PCI Express Gen 5 in grado di supportare fino a 600 Watt di potenza con una connessione a 16 pin, quindi sarà compatibile già con la 3090 Ti attualmente sul mercato, con l'RTX 4000. Non sappiamo se sarà, se anche le RX 7000 avranno questo connettore. Ad ogni modo, stiamo parlando di un alimentatore che ha un'efficienza energetica del 90%. Ma sapete quanto è il 90% su 1600 watt? Significa che praticamente per spremerlo al massimo voi dovreste avere forse uno SLI di 3080 Ti. Sì, più o meno uno SLI di 3080 Ti, un 12900K, overclockate un pochettino tutto. E forse riuscite a saturarlo, forse. Perché inserire questa news? Boh, mi piacciono i numeri grossi, 1600 watt, 80 plus titanium, tanta roba. E magari c'è qualcuno che potrebbe essere interessato per una build super mega figa che sia, boh, votata al futuro. Perché pensate che oltretutto Asus, oltre ad avere una bellissima estetica, vi dà 10 anni di garanzia sugli alimentatori di fascia alta. Questo non è di fascia alta, è di fascia altissima, levissima, purissima, quindi se siete in cerca di un qualcosa di simile, fateci un pensierino, ecco, perché carino, c'è lo schermo OLED, bellino, piccolino, piccolo. Mentre stavo registrando mi sono reso conto di aver saltato una notizia che era in cima alla lista, e cioè è stata spottata una scheda madre B650 MAG, quindi di MSI, quindi quella che supporterà i Ryzen 7000, quella di nuova generazione, ed è stata spottata, quella col socket LGA 1718, il socket AM5, quelli che hanno il nome in codice Rafael, ed è qualcosa di estremamente interessante, perché l'architettura Zen 4, stando allo screenshot che state vedendo sicuramente a schermo, riesce a supportare un V-Core di 1.532 volt. Ed è qualcosa di assurdo. Non sappiamo se sia un bug, in effetti, o sia la frequenza giusta. DDR voltage, non abbiamo la tensione della memoria RAM. Peccato, perché noi sappiamo che l'architettura Zen 4 potrà supportare sia RAM DDR4 che DDR5, quindi sarebbe stato interessante vedere anche quel dato. Ma a quanto pare i Ryzen 7000 sono decisamente più vicini di quello che sembra. E a me sinceramente questa cosa mi mette veramente su di giri, perché voi sapete qual è il mio amore per Ryzen e sapete quanto io rispetti l'architettura Intel di 12ª generazione. Alder Lake è veramente una boccata d'aria fresca per Intel. Però i Ryzen 7000 col socket nuovo cioè, da appassionato non posso restare indifferente a questa cosa. Per cui, boh, aspettiamo, vediamo un pochettino cosa ci dirà il tempo e soprattutto cosa ci diranno AMD e Intel con, appunto, Ryzen 7000 e Intel di 13ª generazione nella seconda metà del 2022. Se volete ascoltare un fesso, io vi dico più o meno settembre sarà il momento degli annunci di questi processori. Quindi preparatevi, cominciate a risparmiare qualcosina, perché ancora non sappiamo precisamente quanto verranno a costare. Non lo sappiamo ovviamente, ma essendo la nuova generazione, beh, sicuramente costeranno un bel po'. Quindi nulla ragazzi, fatemi sapere la vostra e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ah, che bello. Ciao ciao belli.
Ciao!